questa città di merda? Io volere parlare con sindaco. Ecco la tua cazzo marocchina. Capo, stiamo già pieni di accendere il DVD qua a Sparta, lascia perdere. Ah sì? Garantita, qua non ci serve. Questi sono tutti quelli che non hanno comprato DVD da Mobutu. Tu comprare, vero? E fregate se me li compro. Ma li stiamo a dire? Grazie. Ma che stai pazzia? Io è da stamattina che sto qua aspettando un marocchino che mi vende un po' di DVD. Per fortuna che sei arrivato tu, Dai, attacca, su! Mena! Papà! A me non mi piace fare la lotta. Io voglio la PlayStation. Che vetruenne tu? La PlayStation. La PlayStation. Alla scuola ci pippite. Olè. Ai, papà. Smettila a farti le peppe. Regina, mi scusi. Un signore con la faccia nera vuole parlare con re. Faccia entrà? Faccia entrà? E ricorda di sempre. Faccia entrà. Che tu si rufiti Leonzio, il re di Sparta. E non so se mi spieghi. Secondo, a ricordi che gli ateniesi è una massa di cornute e di fidi puttane. Capito? Che è successo? Un messaggero persiano ti aspetta. Un messaggero? Avasti il giornale. Di che l'avevamo già comprato. Papà, ma il messaggero non è un giornale. È un signore che ti vuole parlare. Ah sì? Sicuro che figura di merda. Guarda che stavo scherzando. L'ho capito chi era. E comunque... Ai! Non ti permetti più. Allora, da chi? Molto per esempio un re. Coccia bass e state zitti fino a che non lo dico io. A buono? Va buono, mi stingo zitto. Consigliere Terone, ti scopri necessario per una volta. Ma io veramente stavo a intrattenere l'ospite, diceva. Ospite, cusso? E chi se l'ha mai cagato? Io volevo dire... Aspetta, zio Tom, prima di abbia a parlare, nemmeno dica che hai venuto qua a Sparta a vendere DVD accendine, perché sennò ti piazza un bate in culo fino a Atene. Premesso questo, che cosa sei venuto a vendere? Oddio, ma che cazzo mi vendi? Supporti ottici e articoli per fumatori. Che praticamente fossero DVD e accendine, lo è? Aspetta, aspetta, non tirare zambate in culo, io scherzare, non vendere DVD e accendine. Sento con da quinte, non mi fa perdere il tempo. Dimmi subito che vuoi, se no ti apro un centro commerciale in pronto. Oddio, che cazzo è tondo. Come stare dicendo prima io non essere venditore di accendine e DVD, ma essere ambasciatore di grande re di Persia che avere intenzione di comprare grande appezzamento di terreno per costruire un villaggio di nome Sparta 2 con dentro laghetto di cigni, bello e televisione privata. Lui essere uomo molto buono, un po' pippa in politica, ma essere unica persona ad avere inghiappettato mezzo mondo senza neanche togliersi i pantaloni. E che se volesse inghiappettare pure a noi questo? No, lui volere solo pezzo di terra e basta, niente di più. Oddio, mi sento male. Boccasana, ce l'hai una di quelle pastiglie? Mi sta venendo un mal di gola. Ma stiamo facendo la guardia. Guarda che sei proprio cretino, Aspetta, va. Tò, prendi. Presa. Oddio, aspetta, mi sa che ti ho dato una falqui. Una falqui? Che cos'è? È un lassativo. Oh, però la gola non mi brucia più. La gola no, ma tra un po' mi sa che facciamo la guardia a una montagna di merda. Un pezzo di terra? Secondo me costano in vano un pezzo di terra. Vede che qua si dice che gli ateniesi, cadendo la coccia incitendo il cervello, ma la canie... A Cussui hanno già detto di no. E se gli ateniesi, sta banda di ricchione, hanno detto che no... Ma buone, perché te anche assai? Fatte le cazza tu! Noi spartani, che non siamo ricchioni, ma siamo un popolo gentile, ti diciamo... Ma va a drezzare le banane, camine! Ecco, ci sono cacate. E mo che cazzi al conto? Grande re Leonida, non è che tu devi dare per forza pezzo di terra a questo uomo stronzo? Io ho detto lui, ma perché proprio in Grecia? Vai in Mongolia, che là avessi voi a pezzo di terra, ti riettano a rete. Oddio, me lo vuoi tornare a casa mia. Oh, ma chi sta parlando lui, re Mustafa? Mustafa, lo DVD che mi sei venuto l'altra settimana, non si vede più niente. Oddio, ci avevamo cagato. State zitto, ma che cazzo dire io non essere Mustafa? Oddio, per piacere, non uccidere Mustafa. Preferire zambate in culo! DVD accendini! Cioè tu è venuto a Sparta a piapelù culo, a re Leonzio! Mica Antonio di Muscufo a Francesco di Cappello! Oh, piano che arreta a me esserci fosso, eh! Ma te l'hanno detto che cazzi faceva la gente come te qua a Sparta? Ma sa che te l'hanno detto! Cioè niente che l'accidemo soltanto! Sì, ma non incazzare! Prima li facevamo mangiare e beve perché l'ospite è sacro!
Da Poli spuiamo nudo come un salvatore e pratichiamo un taglio nelle regioni basse chiamato Casablanca. Indico la pelle, ci facevano i tamburi. Mannaggia l'antilope, coglioni no, eh? Ma siccome tu sei extracomunitario... Ecco appunto, io essere extracomunitario e tu non poter alzare mani su di me. Fammi parla! Altrimenti io denunciare, eh? Stavo dicendo, siccome sei extra... Sì, io essere extracomunitario, tu non potere toccare me, è scritto qui su carta di diritti. E tu non potere assolutamente toccare se no io denuncio. Ti stinga a te, fammi parla! Tu non potere toccare me neanche con un dito, altrimenti io denunciare e fare causa con avvocati cattivissimi. E finito? No, perché anche legge del 1986... Ma mi fai parlare, mannaggia santo! Aia! Leon!